Ecco tante idee per dei segnaposto fai da te. Scopri come realizzarne di creativi ed economici con diversi materiali. I segnaposto fai da te sono sempre più di moda per via della versatilità e per il tocco in più che offrono alla tavola. Che si tratti di quelli più chic per il matrimonio o di quelli da realizzare per una cena importante, i segnaposti fai da te sono sempre più apprezzati e ricercati. Scopriamo quindi come realizzarne di carini in modo semplice e veloce. Iniziamo col dire che quando si parla di fermaposti fai da te, è molto importante partire con le idee chiare. Per farlo ci si può sicuramente far aiutare dal tema della cena o della tavola. In caso di matrimonio, si può usare ad esempio qualcosa già presente nella sala, o che richiami il motivo dell'abito da sposa, o un aspetto inerente al menù. A Natale si possono scegliere segnaposti a tema con la festa, mentre in caso di ospiti a cena, si può optare per qualcosa di più personale, lasciandosi guidare semplicemente dal proprio gusto e dal desiderio del momento. In ogni caso, ciò che conta è puntare sempre sulla semplicità. In genere, per realizzare dei segnaposti originali fai da te, basta mettere in campo tanta fantasia e voglia di fare. Si può infatti partire da dei semplici cartoncini con i nomi degli invitati, ai quali incollare dei nastri o dei piccoli fiori, e continuare con veri e propri oggetti scelti appositamente per l'occasione. Chi ha manualità potrebbe ad esempio creare degli oggettini in fimo o con pasta di sale, e poi offrirli in regalo ai propri commensali. In alternativa, se si ha un orto, si possono regalare delle piccole piantine, inserendo ad esempio del basilico o del rosmarino in alcune boccettine di vetro, e scrivendo su di esse il nome degli invitati. Quanto allo stile, il consiglio è quello di sceglierne sempre uno che si sente vicino e che si ha voglia di ricreare. Dopotutto il segnaposto, così come il pranzo o la cena, comunica anche la personalità del padrone di casa. E se scelto con la più assoluta semplicità, sarà sicuramente di gradimento anche per gli invitati.